E buongiorno ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo primo episodio di quella che io sono abbastanza convinto potrebbe essere la serie dell'anno. Siamo finalmente nel primo episodio di The Last of Us parte 2. Io ragazzi non voglio assolutamente perdermi in chiacchiere perché non vedo l'ora di iniziare il gioco. Come al solito supportate la serie, condividetela, ditelo a tutti gli amici. E detto questo, noi iniziamo subito. Non so cos'è successo. Avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. Ma quando attraversi mezzo paese con qualcuno, voleva che la sua immunità non fosse inutile. Forse iniziavo anch'io a credere a una cura. O forse volevo fare il suo bene. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato le luci. E grazie a lei avrebbero potuto creare una cura. Solo che questo l'avrebbe uccisa. Oh, Gesù! Dottore! Cosa ci fai qui? Non puoi portarla via. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Santo Dio, Joel. E tu che hai fatto? L'ho salvata. È un bel casino. Ellie cosa sa? Le dissi che avevano fatto degli esami. Le dissi che l'immunità era inutile. E lei ti ha creduto? A quanto pare sì. Dobbiamo rientrare. Che spettacolo ragazzi, inizia così la nostra avventura su The Last of Us 2. Mamma mia, mamma mia.
Per chi non avesse giocato al primo capitolo, non sapesse di cosa stiamo parlando, questo dialogo ha riassunto molto bene quella che è stata la storia del primo capitolo, il dialogo tra Joel, che era il nostro protagonista, e suo fratello Tommy. E essenzialmente, appunto, nel primo capitolo, dopo questa pandemia, questa diffusione del fungo Cordyceps che ha reso un sacco di persone essenzialmente degli zombie, delle creature animalesche e selvagge, appunto Joel è stato incaricato dalle luci di portare Ellie, che era la nostra bambina che abbiamo visto, dalle luci, appunto questo gruppo di ribelli che in qualche modo stava cercando una cura per il fungo Cordyceps. Tutto ciò ovviamente perché Ellie era una delle poche bambine ad essere immuni al fungo. Appunto, come abbiamo visto, una volta arrivati alla base delle luci, Joel è venuto a sapere che per fare gli esami che sarebbero serviti per capire l'immunità, per comprendere l'immunità di Ellie, lei sarebbe dovuta morire. E ovviamente dopo un viaggio come quello che hanno fatto insieme, dopo un legame che si è stabilito, perché per chi non lo sapesse, Joel all'inizio della storia ha perso sua figlia, quindi in qualche modo Ellie è andata a ricoprire quel ruolo che, per quanto possibile, Joel aveva perso, e appunto ha dovuto fare una scelta, se sacrificare Ellie per il bene dell'umanità oppure salvarla per amore. Come avete visto, Joel avrà poi salvato Ellie e la storia è finita così, con Ellie che chiedeva se tutto quello che gli fosse stato raccontato era vero e Joel che diceva di sì, quando ovviamente no, così non era. Vieni. Tranquillo, faccio io. Puoi andare. Sicuro? Sì. Ok. Riguardo al discorso di prima. Io non avrei fatto diversamente. Me lo porterò nella tomba se devo. Ci vediamo, Tommy. Permesso. Ellie. Oh, Gesù. Mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare, ma... Ehi. Ehi. Che vuoi, Joel? Passavo. Gli altri... Sai, tutti quanti parlano molto bene di te, di quanto ti... Mi rendi utile. Bene. Sì. L'altro giorno ero a cavallo con Tommy e mi ha... ha detto una barzelletta e ti ho pensata. Era... l'ho dimenticata. Era sugli orologi. Il colmo... Joel, scusa. È tardi e devo...
svegliarmi tra poche ore. Sì, sì, hai ragione. Ora mi tolgo dai piedi. Volevo solamente... Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo un secondo. Che cos'è? Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Uselle, per cambiare accordo? Dio, che furti, possiamo suonare come ci pare? Aiuto. Sto facendo un po' cacare. Va bene, quando è che si spara, insomma, che qua la chitarra non è proprio il mio forte. If I ever were to lose you, I surely lose myself. Sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future day. Days of you and me. Ecco fatto. Beh, non faceva schifo. Lo prendo come un complimento. È tua. No, 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 non so neanche tenerla. Ho promesso che ti avrei insegnato. È vero. Ok, prima lezione domani sera. Ci sto. Ok. Ok. Aspetta. E invece la barzelletta? Sai qual è il colmo per un orologiaio? Non mangiare il secondo. È terribile. Già. Notte, piccola.
Ehi. Buongiorno. Scusa, stavo ancora dormendo. Dammi un minuto e mi vesto. Ho sentito che hai avuto una nottataccia. Io... mi ha baciata. Lo sai com'è fatta Dina. Insomma, non voleva. Stavo parlando della lite con Seth. Aspetta, hai baciato Dina? Pensavo che... Ci siamo appena lasciati e già ci provi con lei? No. Forse voleva solo farti ingelosire. Io non farei mai... Dio, che imbarazzo. Calmati, ti prendo in giro. Non mi interessa. Va a vestirti. Sei tremendo. Ma è stato un pessimo gesto. Prendi la tua roba, siamo in ritardo. Ok, Ellie puzza, ma va bene. Iniziamo subito con il nostro viaggio in cui vestiamo Ellie. Vestiamo i panni di Ellie. Tanto già ci sono presentati alcuni personaggi che vedremo durante la nostra storia. Quello di Jesse, di cui si sa veramente poco in realtà. Quello di Dina, di cui sappiamo un po' di più, ma che andremo a vedere meglio dopo. E con cui vediamo che comunque c'è già un qualche legame. Joel, è sveglio? Hanno avvisato degli infetti a nord. Maria l'ha mandato a vedere con Tommy. Che sfiga. Sì. Dubito abbiano dormito molto. Di sicuro meno di te. Smettila. Stavo per alzarmi. Mm-hmm. Davvero? Hai tutto? Sì. Ok, Maria, se non ricordo male, è la moglie di Tommy, che avevamo già incontrato. Preparati, stamattina sarai sulla bocca di tutti. Perché? Correggimi se sbaglio. Hai baciato Dina. Mi ha baciata lei. Ciò ha spinto Seth a definirti con una parola spiacevole. Certo. E Joel l'ha steso. L'ha solo spinto. Poi te la sei presa con Joel. Questa parte non mi torna. È stata una serata assurda. Chissà che spasso. Ehi, Jesse. Evidentemente questo rapporto che c'era tra Ellie e Joel è andato a evolversi in modo diverso. Già prima c'era un po' di imbarazzo nella scena che abbiamo visto prima. Qui sono passati 4 anni. Ora vediamo che è successo. Quindi nessun problema, giusto? Tra noi due? Sì, certo. Io e Dina abbiamo chiuso. Lo so, ma non vorrei pensarci che... Ellie, nessun problema, giuro. Grazie. Intanto comunque siamo riusciti a stabilirci in quella che sembra una cittadina abbastanza civilizzata comunque rispetto a quello che abbiamo visto nel primo capitolo. Assomiglia molto alla parte del primo capitolo in cui abbiamo giocato con Ellie, quindi quella in cui Joel era ferito, in cui abbiamo incontrato quel tipo che non mi ricordo come si chiama. Però l'ambientazione sembra quella, non so se sia proprio la stessa, perché comunque non è la stessa dell'insediamento di Tommy che abbiamo visto nel primo capitolo. Vuoi fare colazione? No. Dov'è Maria? È di là. Scusa. Ellie, eccoti, vieni. Seth ha qualcosa da dirti. Non ho voglia di stare a sentire quel bigotto. Fallo per me. Ti prego. Ok. Seth, vieni. Fanculo. Ehi. Senti, ieri sera è solo che ho bevuto troppo. Certo. E voglio chiederti scusa. Maria mi diceva che tu e Dina siete di pattuglia. Io... gli ho fatto dei panini. Ok. Di carne. Grazie, Seth. Già. Beh, allora... sta attenta. Sì. Lo apprezzo, Ellie.
Che cos'hai lì? Baguette bigotte. Che profumo. Sono tue. Sicura? Certo. Vi accompagno fuori. Ok. Questo set mi sembra sia un personaggio nuovo, non mi pare di averlo già visto. Quando uscirai voglio che tu dia il cambio a Tommy e Joel. Quei due sono in ballo da troppo tempo. Dove li trovo? Sali all'avamposto di Nord-Ovest, loro arriveranno in giornata. Ma occhi aperti, ormai gli avvistamenti di infetti non si contano più. D'accordo. Volevo controllare la zona del torrente. Dovrà farlo qualcun altro. Ellie, conosci la zona? Non molto. Dina c'è stata spesso. Vi manderò insieme. Dicevo, quindi mi pare di capire che la situazione infetti non sia migliorata più di tanto. Ora, non penso che Ellie fosse l'unica immune al virus, quindi magari gli esperimenti l'hanno fatti lo stesso. Però magari lo scopriremo più avanti. Dimmi. Non so che problemi abbiate tu e Joel. Maria. Lui ti vuole bene sul serio. Sono certa non intendesse... È tutto ok. Sicura? Sì. Ok. Ok. Scusa l'invadenza. Sta attenta. Grazie. Ehi, Dina, le assegnazioni! Dammi un minuto! Puoi portare la tua ragazza alla stalla? Oh, mio Dio. Ehi, Dina! Posso parlarti? Ehi, ragazzi, io devo andare! No. Ma poi torni! Ehi. Ehi. Volevo scusarmi per essere scappata ieri sera. Oh, è tutto ok. Sì, lo capisco. Io... è che mi sento in colpa. Perché? Perché ho cominciato io e... insomma, non avrei dovuto baciarti di fronte a tutti. Eri ubriaca, succede. Beh, comunque non voglio che tu pensi... No, non ho pensato niente. Non... Lo sai perché mi piace? Perché mi lasci finire le frasi. Va bene, forse dovremmo andare adesso. Sì. Ai! Ma che cavolo! Io non sto giocando! Ehi, te la fai sotto? Te la fai sotto? Detesto quel moccioso. Gli diamo una lezione? Sì, certo. Ve la siete cercata? Pronti a scappare, stronzetti? Merda, nascondiamoci! Via! Via! Oh, iniziamo a... picchiare qualcuno. Non so se qua sì, possiamo addirittura mirare. Mamma mia, ma di che parliamo? Beccati questa. Che vabbè, Ellie è un cazzo di cecchino. Aia. Oh, aia. Shit. Sì, fra, ma rialzate. Diciamo che qui il rapporto tra Dina e Ellie sembrerebbe essere agli inizi, eh? Non sembra che comunque si conoscono da più di tanto. Il bacio è avvenuto adesso per la prima volta, quindi... Picchialo, forte. Vai, violenza. Ma questa era cattiva. Aia, ma c'hanno l'aimbot sti bambini, aiuto. Bimbo morto. Non vale. Così imparate. Piaciuto? Oh, no! Prendila! Aiuto! Questa me la pagate! E niente, picchiamo i bambini. Lasciatela, mostriciattoli! Belli! Va bene, basta così, abbiamo da fare ora. Oh, mamma. No! Me la sono cercata, eh? Sì. Andiamo. Dovremmo sicuramente cercare di capire qualcosa di più. Sì, vuole che seguiamo il torrente. Lui sostituirà Joel e Tommy. Oh, è bello che ci abbia messo in coppia. Ti piacerà questo percorso? Buongiorno, ragazze. Buongiorno. Dobbiamo cercare di scoprire qualcosa di più su questo rapporto, che magari com'è nato e dove andrà a finire, che sappiamo, insomma, non voglio spoilerare, però se avete visto i trailer ci sarà un colpo di scena, diciamo. Sì, brava. Guarda chi c'è. Grazie. Forza. Ok. Ehi, Shimmer.
Ah, guarda che è arrivata. Sì, sì, sì. Una per te. E una per te. Aprite! Datemi a sentire. Ok. Conoscete le regole. Seguite il percorso, compilate il registro, sterminate gli infetti. Se vi trovate in serio pericolo, rientrate. Usate la testa. Bene. Andate. Ehi. Cosa stavi sognando? Ho detto qualcosa? No, però digrignavi i denti. Dove sei stato? Prendi lo zaino, ti mostro una cosa. Cosa? Fidati. Forza, di qua. Ok, questa non ho idea di chi sia. Né la tipa, né il tipo. Oh, che freddo. Perché non aspettiamo che faccia giorno? E più caldo? No. No, non possiamo. Non puoi dirmelo e basta. Questa devi vederla. Io non so chi siano questi, però questa casa, da quello che sappiamo, che abbiamo visto nei trailer, l'abbiamo già vista, vi dico solo questo. Perché vieni qui da solo in mezzo al nulla? Sono inquieto. Anche tu? Più ci spingiamo a sud, più migliore, pare. Vuoi proseguire? Pensi di scendere fino in Messico? Ci ho pensato. C'è anche la città di Manny. Sì, dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse no. Hai fatto tutto al buio. Sì. Forza. Se continuiamo così, oggi sarà dura affrontare il viaggio. Non è lontano. Ehi, Mel sta bene. Sembra fuori di sé da qualche giorno. Se la caverà. Smettila di fare lo strano, non mi piace. Non sono strano. Mi stai lasciando con me? Cosa? No. Ti piacerebbe. Avrei già dato, grazie. Hey. Non siamo tutti aggraziati come te. Chiaro. Ma cosa... Te la caverai. È troppo alto. Andiamo.
Ehi, guarda me. Abby, no, non guardare giù. Owen, dobbiamo anche tornare indietro. È un modo per esorcizzare le paure. E se ti esorcizzo i denti dalla bocca? Abby, adulatrice. Ci siamo. Sì, è qui. Porca merda. È una città, cazzo. Già. L'hai detto a qualcuno? Volevo fossi la prima. Uomini armati sono andati a un avamposto, laggiù. Ci sono altre postazioni nel mezzo. Hanno elettricità, armi. Sono davvero in tanti. Troveremo un modo. Ok. Ammesso sia qui, come lo troviamo? Possiamo catturare una pattuglia, farla parlare, poi, non lo so, gli tendiamo una trappola. Già, ok. Sono certo che vuoteranno subito il sacco, sì. Li convinceremo. Ma ti ascolti? Ok, il tuo piano? Che cosa ti succede? Mel è incinta. Ah. Ok. Ma non è solo questo. Dovrei congratularmi. Quando vedranno la città, si tireranno indietro. Li convinceremo, giusto? Cazzo, sapevo di non potermi fidare. Abby, voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. Ehi. Fermo. Ti aspetto alla baita. Non so chi siano questi, non sembrano avere per niente buone intenzioni. Da quello che ho capito, cercano qualcuno o qualcosa. Forse qualcuno, considerando che vogliono tendergli una trappola. Ma la cosa interessante è che sembrano dei nemici, però li stiamo comandando noi. Quindi questa cosa mi mette un attimo un dubbio, perché boh, non so dove vogliono arrivare. Ah, Dersa tipo congelato. Sei vivo? Mi sa di no. A posto, abbiamo 5 colpi. Qui ci stanno un sacco di cadaveri. E non so se perché ci sono degli infetti oppure. Sapesse, questo qua è il primo stadio dell'infezione, ovvero quelli che vengono chiamati runner, perché appunto sono aggressivi e molto veloci. Oh, schiva L1. Mischia. Vai di pugno, cazzotto.
sono anche probabilmente meno pericolosi perché... No, cazzo. Solo 5 colpi, capirai. Ok, con un colpo in testa comunque vanno giù. Vanno giù, sì. Ok, vanno giù. Però sono... Diciamo che i runner sono quelli un po' meno pericolosi. Perché alla fine sono veloci ma non sono molto forti. Porca puttana. Dai, no, lo vedi. Vedete, comunque con un pugno, cioè con attacchi da mischia, i runner vanno giù. Lo stadio poi successivo a quello dei runner è invece quello dei clicker, che hanno l'infezione del fungo più estesa, il fungo è fuoriuscito dal cervello, perché per chi non lo sapesse il fungo cresce nel cervello, e questo gli impedisce di vedere, però hanno un udito molto sviluppato e non si possono uccidere con attacchi da mischia perché sono molto più forti, ci spaccano la famiglia. Che brutta idea stendersi qua sotto. Infatti. Ok. Il bello di questo nuovo capitolo, è anche un po' del vecchio, però penso che in questo nuovo capitolo lo esploreremo molto di più questo aspetto, è il fatto che oltre alla minaccia degli infetti, dobbiamo anche considerare la minaccia delle fazioni nemiche, quindi della componente umana. Sappiamo hanno modificato parecchio, hanno fatto delle modifiche interessanti all'intera IA di gioco, quindi ce ne saranno delle belle. Questo mi sa che non è un'ottima idea sparargli. Tieni premuto R1 per ascoltare. Così vediamo la dietro le pareti. Ok, possiamo fare gli attacchi furtivi. Sono molto comodi soprattutto per i clicker. E quella infetta sembrerebbe essere cresciuta di molto in realtà rispetto al primo capitolo. Perché da quello che ci hanno fatto intuire prima non ci sono stati dei grossi progressi sotto questo punto di vista. Porca miseria, ma ha giocato. Fuggi, 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 frate. Non l'ho preso, male. Fatemi sapere poi nei commenti se volete che lasci alcune parti di esplorazione, nel senso tutte queste parti in cui magari vado in giro a cercare munizioni, oggetti, cose varie. Cercherò poi durante la serie di alternare il più possibile le fasi stealth alle fasi mischia, in modo da farvi vedere un po' tutti quegli aspetti del gioco. Magari quando ho due proiettili cercherò di andare più sullo stealth, però ecco. Quando abbiamo pochi colpi, comunque lo stealth è un po' l'unica alternativa, perché contro i runner più di uno in mischia non possiamo affrontarne. I clicker nemmeno uno, quindi io per ora all'inizio cerco di andare un po' più stealth, poi quando avremo armamenti migliori. Fa che siano finiti. Eh già. Il tempo peggiore. Tra l'altro questa, come gli è venuta in mente di andare a fare una spedizione del genere da sola? Cioè, non è proprio un'ottima idea. Orme dei cavalli. Dov'è la pattuglia?